Quella che vi proponiamo è una visita di eccezione fatta con una guida di eccezione che è Don Pasquale De Cristofaro, rettore del convento di San Francesco, e andiamo. Questo è il luogo dove le suore, ognuno teneva la bicchetta, mette la roba da mangiare al fresco, il frigorifero. Questo che vedete è come ci ha spiegato Don Pasquale De Cristofaro, il frigorifero delle suore. Qui mettevano tutto, giusto? Tutto ciò che è necessario per mesi e mesi. E qui a fianco c'è una delle cisterne e loro raccoglievano l'acqua piovana che serviva per tutta l'estate a una comunità di ben 50-60 suore, il massimo che... Quindi qui ci mettevano il cibo, stava l'acqua. Oggi in queste che sembrano delle nicchie si potrebbe inserire qualcos'altro. Non diciamo che cosa, lasciamo l'idea ai nostri lettori che leggono di politica. Non basterebbero queste nicchie. Adesso andiamo a vedere la cisterna. E questa è la cisterna in cui veniva raccolta l'acqua piovana utilizzata dalle suore del convento per tutte le loro necessità e perfino per bere, essendo acqua potabile e all'epoca non c'era alcun problema di inquinamento atmosferico. L'acqua piovana che arrivava nella cisterna, in che modo veniva raccolta, sì, poi allora, utilizzata? C'è una conduttura che vi faccio vedere poi un segno di questa conduttura. No, questa conduttura che l'acqua piovana veniva anche in queste stanze di riserve dal cortile si raccoglieva dappertutto, cioè dappertutto e poi qui era la riserva . Poi da qui tornava con una tubatura, andava a livello del fabbricato e le suore col secchio direttamente attingevano l'acqua. Dove sta il pozzo fuori? Il pozzo fuori. Quindi quel pozzo che sta all'esterno. Quel pozzo fuori è un altro pozzo che sta nel cortile. Qui siamo quanti metri sottoterra? Io penso 15-20 metri minimo. Sono 12 metri. Sì, è l'unità di misura. Allora, questo era il pozzo da cui le suore attingevano l'acqua che stava sotto e con una tubazione in pietra arrivava fin qui e col secchio tiravano l'acqua. Poi c'era il pozzo che sta sotto le scale, le suore venivano ad attingere acqua. Quindi attingevano acqua sia di qua, da questo punto qua, che sotto lo scale. Pozzo sotto le scale, ma pure da quell'altro pozzo? No, questo è un pozzo no, perché questo corrisponde alle scale. Quello era un lucernario e ho messo io, è un falso, questa parte esterna. Quindi in pratica quel pozzo non esisteva. Non esisteva. È un abbellimento che avete... Ho messo io sopra, però è perché quel pozzo corrisponde alle scale che portano giù nel refrigerio. Per dare anche luce. Luce, un lucernario. Solo luce. Questi sono due lucernari. Quindi due lucernari, mentre quella poi invece... Due pozzi e poi ci sono due grosse vasche. Questa a terra qui è l'apertura di una vasca che è di un 7 metri di diametro e 7 metri di diametro e 5 metri di profondità. Quindi ha voglia di pigliare Mamma acqua. Mia, serviva per tutta l'estate. Solo per l'estate, magari deve pure per tutto l'anno, visto questa quantità, perché se abbiamo capito bene erano 50 suore. Ma loro consumavano fino a 50 suore, poi si parla anche in un'epoca del 700-800, non sono esatto per la data, fino a 80 suore.
E quando è? Da quando poi le suore non ci sono state più? Ma io penso dal 65 in poi sono morte le ultime due suore. E quindi una non è di, stato una più. Di 89 anni, un'altra di 86-87. Una suora conversa e una suora dotata, è una monaca dotata. Che vuol dire? La, perché qui nel monastero c'erano le monache dotate che portavano la dote, quindi figli di ricchi. La stessa chiesa è stata fatta da abbadesse che erano figlie di nobili e quindi la loro dote la spendevano per abbellire la chiesa. Tutta la chiesa barocca gravita su due cognomi, Del Tufo e Lucarelli, che hanno speso i loro beni per abbellire la chiesa. Le converse erano quelle che stavano a servizio della suora dotata. Venivano sante donne, ma non avevano la dote, le accettavano lo stesso, vuol dire che tu la dote te la fai servendo la comunità o servendo una struttura particolare. E oggi il complesso come si mantiene? Si mantiene con la provvidenza. Io metto da parte tutti i piccoli risparmi che mi possono venire, ben poca cosa. Devo dare atto che sono stato attento in questi 40 anni a tutte le leggi che uscivano e andavo a sollecitare e molti lavori, anzi l'80% dei lavori è stato fatto da con finanziamenti ottenuti grazie alle leggi, utilizzate in maniera corretta. E grazie a Dio non gestite da me. Io sollecitavo, dico o lo profiterò dalle opere pubbliche o la sovrintendenza. E per quanto riguarda invece la curia, non c'è nessun potere né tipo economico su questo convento? Non fa parte dei beni ecclesiastici? Sì, fa parte dei beni ecclesiastici. Fino ad oggi non ho avuto ancora bisogno, ma quello avesse bisogno la curia certamente. Ma quindi per 40 anni non ha mai messo un centesimo per non mandare avanti? Non l'ho chiesto. Non ce n'è stato bisogno. Ci ha pensato la provvidenza. La provvidenza nella quale io credo moltissimo.